alla fine del suo esilio inglese, Malatesta torna finalmente in Italia. Acclamato da tutti i connazionali oppressi e temuto da tutte le autorità, gli ultimi anni della sua vita non sono meno intensi dei primi. A Milano, durante il Biennio Rosso, la sua presenza, con la pubblicazione di Umanità Nova, insieme al fermento delle classi popolari nel primo dopoguerra, contribuiscono a trascinare il paese al bordo della rivoluzione sociale. Quella rivoluzione sociale mancata che porterà il fascismo al potere, approfittando di un attentato anarchico, la strage del Teatro Diana di Milano, che darà il via alla dittatura e metterà fine al sogno di un popolo libero e autonomo. Sogno che oggi appare più lontano che allora.